Salve, sono Gloria Incorvai e sono un avvocato. Perché questa rubrica? Beh, proprio per farti comprendere in maniera semplice e immediata il linguaggio giuridico spesso incomprensibile, o ancora meglio questioni giuridiche che potrebbero accadere a chiunque e anche a te, ecco. Oggi abbiamo scelto alcune tra le tante domande che ci sono arrivate all'indirizzo mail di Ipso Iure. Una signora infatti ci chiede che rischio corre il padrone di un cane nel momento in cui l'animale aggredisce e morde una persona. Intanto, cara amica, premetto che, come risaputo, il cane è il miglior amico dell'uomo, ma è pur vero che è pur sempre un animale e pertanto non è sempre semplice che il padrone possa controllarne gli impulsi e i gesti istintivi. Purtroppo accade che in un momento di distrazione del proprietario il proprio cane possa aggredire e persino mordere addirittura una persona. Quindi, rispondendo alla tua domanda, ossia adesso cosa rischio? Ecco, questa è la domanda che ti potrei porre. Bene, sappi che secondo la legge è possibile incorrere in sanzioni civili ma anche penali. Ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda le conseguenze civili, secondo quanto previsto dalla legge, il proprietario di un cane, ma attenzione, anche una persona che lo porta a spasso, anche se non è il proprietario, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, a meno che tu possa provare il caso fortuito. Ti chiederai, ma cosa intendo per caso fortuito? Beh, te lo dico subito. Intendo quella circostanza imprevista in cui non si poteva evitare che si verificasse quel fatto. Ecco, ti faccio un esempio. Nel caso, ad esempio, dell'aggressione di un cane, ad esempio un caso fortuito, nel momento in cui una recinzione di legno durante una fortissima raffica di vento viene diversa e il cane, quindi scappando in preda alla paura, morde un passante. Quindi in questo caso, ad esempio, dato che il fatto non è imputabile al proprietario del cane, potrebbe essere esonerato da responsabilità. Ma attenzione, ripeto, solo ed esclusivamente in caso fortuito. Ma c'è di più. Oltre alle conseguenze civili, se il tuo cane morde una persona potresti incorrere anche in responsabilità ovviamente penali. La legge parla chiaro, attenzione, chiunque lascia libero o non custodisce con le dovute cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 euro a 258. In caso di morso del cane per scattare la responsabilità penale del padrone occorre quindi che ci sia stata una grave negligenza della custodia dell'animale, ma anche che l'animale stesso deve considerarsi di per sé già pericoloso, quindi il proprietario potrebbe essere denunciato. Attenzione però, se il tuo cane morde un'altra persona potresti incorrere in altri tipi di reati. Uno su tutti è quello di lesioni personali colpose. Quindi cosa significa? Te lo spiego. Significa che il proprietario di un cane che non mette attenzione nella custodia del cane incorre nel reato di lesioni personali colpose se il cane scappando dà un morso a qualcuno. Se invece, poniamo per assurdo, il tuo cane dovesse mordere un'altra persona su tuo preciso ordine, allora in questo caso risponderesti tu stesso del reato, come se a commetterlo fossi stato tu in prima persona, avvalendoti però del tuo animale come se fosse un'arma. E ancora peggio, se l'aggressione del tuo cane dovesse cagionare addirittura la morte della vittima, allora il rischio di essere incriminato persino di omicidio colposo, perché dalla tua imprudenza è derivata la morte di una persona. A farla breve, è il proprietario a dover risarcire tutti i danni cagionati dall'animale, dall'aggressione al morso, persino al disturbo della quiete pubblica qualora il cane abbaiasse in continuazione. Ovviamente, che sia chiaro, questo vale anche per chi ha di fatto il cane ma non ha mai provveduto alla registrazione presso l'anagrafe canina e quindi non è formalmente, ecco, il proprietario, o chi lo porta semplicemente a spasso.
Spero quindi di esserti stata utile e quindi se vuoi raccontarmi il tuo caso giudiziario scrivimi nella mail in sovraimpressione. Sarò pronta ad aiutarti, ad ascoltarti, ovviamente sempre in completo anonimato o magari rispondendoti attraverso questa rubrica, perché Ipso Iure è sempre dalla tua parte.